could take your spot, my. If I wrote you a symphony, just to say how much you mean to me, what would you do? If I told you you were beautiful, would you date me on the regular? Tell me, would you? Well, baby, I've been around the world, but I ain't seen myself another girl like you. This ring here represents. Salve web spettatori di TV, Camillo Pezzullo. Si stanno rincorrendo queste voci che la vedrebbero, insomma, prossimo a questo incarico di presidente del consorzio Cimite Reale. Quanto sono vere? Non le saprei dire il fondamento delle sue notizie. Ovviamente, se dovesse esserci un ruolo di questo tipo, dovrebbe essere ricoperto nell'interesse di tutto il Consiglio Comunale, non sarebbe più un fatto di appartenenza alla... Quindi conferma queste voci? Oh, io penso che... Ci sono molti amici che gradirebbero, avrebbero espresso il loro gradimento per un'eventuale nomina, ma ovviamente l'aspetto politico diventa sempre prevalente. Voglio rimarcare il ragionamento che, se dovesse esserci un fondamento di questa notizia che lei sta riferendo, sarebbe da parte mia auspicabile che la rappresentanza sarebbe dell'intero Consiglio Comunale, quindi partendo dal PDL fino a IDS. Questo rimando dipende dalla riunione che si terrà domani del Partito Democratico? Ci sono una serie di nodi da sciogliere, ovviamente quello del partito di maggioranza relativa è il momento cruciale per cercare di sciogliere anche dei nodi amministrativi. Noi attendiamo l'evoluzione di questi ragionamenti. Com'è il suo commento invece a questa guerra fratricida che si è aperta tra i due gruppi all'interno del Partito Democratico, i quattro con la richiesta di sfiducia presentata alle nostre telecamere da Sergio Praticò, che insieme a Marco Del Prete, non ricordo i quattro consiglieri, Mimmo Di Marzio, Sergio Praticò, Daniele Barbato, Marco Del Prete, hanno chiesto la sfiducia del capogruppo Ruggiero, mentre dall'altra parte il gruppo dei cinque, Carlo Vitagliano, Enzo Pellino, mi aiuta lei, gli altri tre sono Orazio Capasso. Carlo Vitagliano, Orazio Capasso. Enzo Ruggiero, Bellino e Aniello Di Marzio. Questo gruppo dei cinque invece ha chiesto la sfiducia del coordinatore. Come commenta questa guerra interna? Il mio commento è che le guerre fanno sempre male, sia alla maggioranza che all'opposizione, perché il governo della città deve avere una guida sicura. E anche noi che apparteniamo all'opposizione cerchiamo di garantire attraverso il nostro ruolo che il tutto si svolga in un ragionamento di democrazia. Ovviamente questo problema, questo scontro proviene dall'azzeramento ultimo che c'è stato e che probabilmente non ha portato a ricomporre il mosaico all'interno della maggioranza. Secondo lei invece la riunione di domani sera porterà a risultato di... Io auspico che in ogni caso ci sia una nuova coesione all'interno del gruppo e ci sia in ogni caso un apporto alla risoluzione del problema da parte di tutti quanti. La sfiducia di Enzo Ruggiero in questo momento non la trovo, non trovo dei motivi specifici, ritengo che attraverso il chiarimento probabilmente sarà risolta anche questa problematica. Ovviamente Francesco Russo, come al solito, è giustamente colui il quale deve dirimere le beghe interne del partito, ma portare anche ad una soluzione nell'interesse di tutti quanti. Grazie al consigliere Camillo Pezzullo, in bocca al lupo per il suo Crevi, incarico. Grazie. Arrivederla. If I wrote you a symphony, just to say how much you mean to me, what would you do? If I told you you were beautiful, would you date me on the regular? Tell me, would you? Well, baby, I've been around the world, but I ain't seen myself another girl like you. This ring here represents my heart, but there's just one thing I need. Us holding hands, walking on the beach, our clothes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You could be my baby, let me make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love, so don't give away my love.